Amici di Città Adriano, buongiorno. Questa mattina si parla di cultura e musica, Ariano Folk Festival, e abbiamo appunto il piacere di avere il presidente della Red Sox, organizzatore e mastermind di questo Folk Festival che è arrivato alla 20ª edizione, Gianfranco Cardinale. Allora, Gianfranco, prima di tutto, come va? Ah, va bene, siamo in piena trance agonistica, stiamo avvicinandoci a grandi passi all'inizio, all'esordio che avverrà giovedì, con fatica, con grande attenzione, ma siamo fiduciosi. Ancora una volta, grandissimi nomi, grande musica, internazionale sempre più l'Ariano Folk Festival. Che dire, una nuova location, ne parleremo dopo. In sintesi, quest'anno verso dove vuole andare l'Ariano Folk Festival? Ma per intanto tocca un traguardo importante, un traguardo che credo nessuno di noi avrebbe immaginato di varcare quando abbiamo iniziato 20 anni fa. Arrivare alla 20ª edizione è davvero qualcosa che ci riempie di orgoglio, perché sono circostanze che magari non sono riuscite neanche a manifestazioni, festival importantissimi, molto sponsorizzati, molto spinti anche da finanziamenti pubblici. Nonostante questo non sono riusciti ad arrivarci. Noi abbiamo l'orgoglio di esserci riusciti e quindi per il momento pensiamo a questa edizione. Dove arriveremo, francamente, non voglio pensarci. Sono contento di essere arrivato, di essere cresciuto insieme a questa manifestazione. Vedremo in futuro che cosa riusciremo a fare. Pensavate voi, Red Sox, di arrivare a questo traguardo, detto fra noi? No, te lo dicevo un secondo fa, francamente forse non ci abbiamo neanche mai pensato, perché È è un arrivato. problema che non ci siamo neanche posti. Lo dicevamo qualche giorno fa nella conferenza stampa, ci era sembrato un traguardo incredibilmente importante quello del decennale. È stato altrettanto bello, rilevante il 15°, il 18° con una sorta di maggiore età. Adesso siamo al 20°, non ci poniamo limiti, Noi anche ci vogliamo. perché non ne abbiamo la necessità. Ascolta, ancora di più quest'anno a livello musicale internazionale, Capo Verde, Stati Uniti, si tocca la Spagna, omnipresente l'Africa, ancora global music, ecco La la frontiera. frontiera. E questo poi il leitmotiv della manifestazione, quello indicato quest'anno. Frontiera intesa in senso ampio, come posto di confine del mondo. In questo senso, diciamo, si è ispirato tutto quanto il cartellone con delle scelte musicali legate a questo filo conduttore. In questo senso, credo che i Calexico, che poi sono la punta di diamante di quest'anno, che provengono da una frontiera vera, anche quella celebrata cinematograficamente del Far West americano, con la loro provenienza dal deserto dell'Arizona, da Tucson, Sono fantastici. rappresentano in modo come un'icona tutto questo che noi abbiamo detto. Sì, chiaramente hai parlato di Calexico, parliamo anche della musica capoverdiana del gruppo che ricorda Cesare Evora, è una cosa importantissima Sì, questa. è questa un'altra gran bella cosa. Purtroppo non siamo riusciti a portare lei Fuori dai sullo microfoni dicevi questa cosa, un era peccato. un tentativo che abbiamo fatto qualche anno fa, non si sono create le condizioni. Riuscimmo allora a portare Lula, che era diciamo l'altra parte della medaglia di quel tipo di musica. Fece un grandissimo concerto all'epoca, in quell'anno dedicato al Latin Africa. Quest'anno riusciamo a portare la sua orchestra, che è priva di lei, ma è altrettanto valida e altrettanto apprezzata a livello internazionale. Fantastici, io ho sentito qualcosa sulla rete e sono fantastici. Poi, tra l'altro, il ricordo si sente pregno nella loro musica, si vede e si sente. Ascolta, non manca il Salento, non mancano tanti altri personaggi importanti. Tra l'altro, c'è anche un nome legato a un nome storico di una band spaventosa che parlavamo dei Sex Pistols. Dice grandi linee il suo Diciamo programma. che
c'è solo una provenienza anagrafica, però c'è tanta differenza bene, tra bene. Quella che è la musica. Anche perché il genere è totalmente diverso. Ascolta, in grandi linee, facci un excursus di questi 4 giorni. Ma abbiamo 4 giorni in cui, come dicevo, si alternano sul palco 4 concerti per sera. Questa era, diciamo, la novità sostanziale di quest'anno. Il ventennale ci ha fatto scegliere una location nuova anche per celebrare degnamente un simile anniversario. Abbiamo scelto simbiosi, collaborazione con l'amministrazione comunale, il piazzale del Calvario, perché ci consente di fare un qualcosa che è unico, per quanto io sappia, in Italia. In Italia non credo sia mai stato fatto, almeno io non ne ho conoscenza. Noi proporremo un doppio palco, praticamente abbiamo 2 palchi posizionati uno di fronte all'altro, su cui si alterneranno i 4 gruppi per sera, quindi 4 eventi per ogni sera, 2 su un palco e 2 sull'altro. Che viaggeranno come una sorta di ping pong da una parte all'altra. La palla, insomma. Quindi 4 concerti che dalle 9:30-10 fino alle 3 del mattino coinvolgeranno tutta quanta la cittadinanza. Ci sono dei programmi satelliti intorno al festival, sono tantissimi. Io la prima cosa che dico a tutti quanti quelli che ci ascoltano e ci vedranno è di andare sul sito che è www.arianofolkfestival.it e là c'è tutto, ma con dovizia di particolari. Sì, troveranno le notizie su tutti quanti quelli che sono i concerti, diciamo, della Folk Festival, nonché tutte quante le notizie relative alle manifestazioni che si svolgono in tutte le aree collaterali. Io sono particolarmente attento alle aree collaterali perché credo che siano uno degli elementi fondamentali per distinguere un festival da una manifestazione musicale o da un concerto di piazza, perché le aree collaterali, noi ne abbiamo ben 10 quest'anno, dallo spazio yoga allo spazio lettura book zone, allo street art e altri, cinematografico, c'è un po' di tutto, sarebbe troppo lungo elencarli, quindi credo che non sia il caso, però l'elemento caratterizzante è che tutta la giornata, praticamente dalle 10 del mattino fino a tutta quanta la notte, perché dopo i concerti abbiamo un'ulteriore area che si estende nella periferia, la zona zone in cui si continuerà a far musica fino alle prime luci dell'alba. Diciamo, per tutte le 24 ore c'è qualcosa ad Ariano da fare, quindi qualcosa da proporre a chi, e sembra che siano numerosi, verrà ad Ariano Irpino per questa occasione. Sono tantissime, tra l'altro io voglio ricordarlo, sul sito potete scaricare il programma, basta iscriversi, basta dare la vostra mail e vi scaricate tutto il programma. Senti, le novità di rilievo sono tante, si è parlato molto di questo spostamento da una zona, diciamo, un po' più appartata, tra virgolette, è diventata, adesso siete a 50 metri dalla piazza centrale del paese, quasi un cordone ombelicale. Sì. Questa è una cosa sicuramente positiva, ma sicuramente una cosa che cambierà un po' certi canoni, no? Io in meglio. Non so quanto inciderà su quello che è il rapporto con la cittadinanza. Io spero che favorisca una maggiore partecipazione, anche perché, come dicevamo prima, abbiamo la particolarità di consentire l'ingresso in uno spazio che è a pagamento. Fino alle 9:30 è concesso a chiunque di entrare, quindi di usufruire anche successivamente della musica e di tutto quanto viene proposto. Quindi abbiamo in questo modo, credo, assicurato una continuità con tutto quello che l'estate arianese ha proposto e ha proposto belle cose. Ha fatto delle belle cose quest'anno, quindi è un crescendo e il clou sarà. Once again, ancora una volta, sarete voi. Ce lo auguriamo. Senti, Gianfranco, devo farti una domanda, ma non provocatoria. Ti faccio una domanda. Cattiva. No, cattiva, vedi tu. Allora, dopo 20 anni, Red Sox, chi deve ringraziare? A parte voi stessi. Già ti ho cioncato la risposta. Chi deve ringraziare? Deve ringraziare... innanzitutto chi ci ha creduto, e non
mi riferisco tanto a chi per 20 anni ha fatto sacrifici per fare quello che attualmente è la piano professione. Deve ringraziare i tanti, prima parlavo delle aree collaterali, sì, che pur non essendo parte integrante dell'associazione, ne sono parte attiva, perché prestano il loro lavoro, il loro tempo, con abnegazione, dedizione, una qualcosa che va davvero ti fa fare la differenza. Questa atmosfera si percepisce e viene percepita da chi viene ad Ariano senza conoscere quello che l'Ariano Folk Festival era. È una cosa che ci viene confermata anno per anno da chi ad Ariano viene ed è una cosa che particolarmente ci fa piacere. Forse deve ringraziare anche qualche detrattore professionale, diciamo così, perché ci sono ovviamente le critiche, ci devono essere, perché le critiche sono il sale di ogni manifestazione, consentono di migliorare quello che sono gli aspetti di criticità, però poi ci sono anche delle critiche strumentali, preconcette, senza basi fondate sul niente. Forse queste persone qua sono da ringraziare da parte nostra, perché ci hanno forse stimolato ad andare avanti quasi a dispetto di tutto. È una forma quasi di sfida. Sì, può scattare questo tipo di cosa, la mia ovviamente è una provocazione, sì, però credo che un piccolo merito queste persone ci hanno. Senti, un'altra cosa che ho notato nell'arco del tempo, poi ti lascio tranquillo, è il fatto che il Folk Festival è diventato sempre più una platea per tutte le età. Prima, all'inizio si pensava, vabbè, il Folk Festival è qualcosa, ti ricordo che all'inizio si diceva, tra l'altro, la festa della birra, poi non è cambiato tutto, pian piano ti ricordi che c'è stato questo serpentone che mi ha fatto crescere. Oggi c'è gente da 16 a 80 anni, quindi questa è una grandissima, grandissima vittoria, penso, per voi. Diciamo che in qualche altra situazione mi è capitato di rispondere a domande simili, mi hanno chiesto qual era il minimo comune denominatore del pubblico dell'Ariano Folk Festival. Io ho risposto a lei e rispondo a te, quel minimo comune denominatore del pubblico è il sorriso. Chi partecipa all'Ariano Folk Festival condivide l'Ariano Folk Festival, ha solitamente un sorriso che lascia trasparire una felicità nell'essere lì. Questo credo che sia il premio più bello per chi da 20 anni si impegna in questa impresa. Io la voglio definire un'impresa, perché sai bene, tu fai questo lavoro, sai bene quanto sia difficile attirare in una zona, in un territorio come il nostro, che oggettivamente non è vocato al turismo o non favorisce la presenza di persone che vengono qui per turismo. Questo è difficilissimo e riuscire a farlo è davvero un qualcosa di sbalorditivo. Adesso ho letto i rapporti della biglietteria online, noi abbiamo la biglietteria, sì, online, oltre che quella, diciamo, presente nei punti, sì, vendita della città. Ticket One, che poi è leader europea della biglietteria online, ci ha trasmesso i prospetti. Ticket One ha soltanto la serata dei Calexi, diciamo l'ultima sera. Abbiamo solo per quella sera acquistato su Ticket One oltre un centinaio di biglietti, con provenienza geografica tutta Nord Italia. Che meraviglia. Questo è indicativo di quanto questa ed altre manifestazioni, per l'amor di Dio, non, certo, voglio arrogarmi esclusive. Non siete esclusivi, ma insomma siete sicuramente la punta. No, per l'amor di Dio sono consapevole che bisogna collaborare e avviare sinergie per far crescere un territorio. Quindi diciamo, questa cosa qua è indicativa di quanto sia importante proprio per l'economia del territorio del genere. Perché poi queste presenze scoprono un territorio che è oggettivamente sconosciuto. Quando noi siamo stati all'Expo a presentare la manifestazione, c'era il padiglione Pine, c'è stato l'investimento della Camera di Commercio, in tanti
si chiedevano ma l'Irpinia dov'è? Questo è un grande problema che dovrebbe essere affrontato ovviamente non da noi ma da chi ha responsabilità diverse dalle nostre. Poi intanto già lo fate, già l'affrontate in questo modo. Noi nel nostro piccolo lo facciamo e crediamo di riuscirci. Dicevo, prima parlavamo di questo aspetto qui. Negli anni abbiamo avuto dei piccoli camei sulle presenze a festival di Val che ci riempiono d'orgoglio. Tu prima mi parlavi dell'anno di Capoverde dedicato. Quell'anno noi abbiamo avuto uno spettatore giapponese che ho avuto il piacere di intervistare, che non ricordo bene. Mi ricordo le mail trasmesse, cioè io vengo da Osaka se non ricordo male, vorrei venire, voleva quindi gli accrediti e tutto quanto gli altri. Noi credevamo si trattasse di uno scherzo. Poi ce lo siamo visti qua in carne ed ossa, ha fatto anche dei resoconti sul suo sito con tutti i link. È stato fantastico. O magari l'anno scorso delle ragazze di Tenerife, che da Tenerife sono venute da Ariane Irpi. Questa l'ho perduta. Sì, sono due ragazze di Tenerife che abbiamo tra l'altro conosciuto in occasione del Vumex di qualche tempo fa a Las Palmas. Che bello, quindi diventa sempre più internazionale. Bene Gianfranco, arrivati a questo punto, diciamolo subito, 20, 21, 22 e 23. Si parla ancora di musica, di cultura e chiaramente dell'Ariano Food Festival. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Niente, io volevo salutare i fruitori, non so come si definiscono. Agente della rete. Non sono spettatori, i fruitori di Città di Ariano, volevo salutarli, invitarli a raggiungerci negli spazi del festival. Ripeto, non sono soltanto quelli dei concerti serali, ma sono quelli di tutta la giornata, che sono ancora più caratterizzanti e particolari. Li aspettiamo voi tutti e speriamo che tutto vada per il meglio. Grazie, noi ci saremo e sono convinto che ci saranno anche loro. Per il momento è tutto, ci vediamo al Fall Festival, grazie.